non ti senti mai come un serpente che si divora la coda? E che continua a girare senza andare da nessuna parte, questa è la rivelazione. Il modo di tagliare la coda è trovare la via. Come la conoscevi? L'ho conosciuta ieri all'inaugurazione. Sa come si chiama? Erika. Sono Bianca Palmieri, piacere. Ti interessa un parere onesto? A me la tua mostra è sembrata una merda. C'era un salvadanaio a forma di pellicano in camera mia. Alexandra l'ha buttato da qualche parte, in cucina, in salotto. Qualcuno di voi l'ha preso? Sì! È una fottuta bomba! Chirurgo, abbiamo un problema. Sono stata io a chiamare mio fratello e a chiedere espressamente di lei. Per cui in questo momento lei sta lavorando per me. Ascoltami bene. Sali immediatamente in macchina e insegui quella testa di cazzo. Non so tu, ma io ho la sensazione che stiamo facendo qualcosa di spaventosamente sbagliato. Va bene. Tu tieni il biglietto del codice della cassaforte nel salvadanaio. Un po' incauto, no? Sai, io credo che ci sia qualcosa di estremamente importante per me in quella torre. Perché non vai là ai controlli, allora potrei accompagnarti. Mio fratello ti ha mai parlato della torre? Quella che visualizza nelle sessioni di yoga? È qui. Io lo so bene quello che sto rischiando. Ma quando si verifica una coincidenza così improbabile da sembrare assurda, io tendo a considerarla come un segno. Mi dispiace per Maya. La troverò.